Si era ammalato di Covid il 18 marzo scorso. Oggi Fabio Marchionni, 53 anni, impiegato di Pesaro, ufficialmente guarito dalla malattia, ha deciso di donare il suo plasma iperimmune per gli altri. Lo ha fatto all'ospedale San Salvatore di Pesaro per la seconda volta, in attesa del vaccino per combattere il virus. Infatti, la plasmaterapia si sta rivelando efficace nella cura o quantomeno nell'attenuazione degli effetti virali, anche se spesso il vero problema risiede nel fatto che i guariti dal coronavirus non sanno a chi rivolgersi per donare. È stato più semplice rispetto ad altre persone perché essendo già donatore dell'AVIS ho preso contatto la prima volta con loro e loro dopo mi hanno dato tutti gli appuntamenti e fatto gli accertamenti. In questa seconda fase, sto dettaglio era sfuggito, ma io non mi sono perso d'animo e ho chiamato io a loro per rifissare un appuntamento e eventualmente ridonare. Una volta che uno prende contatti con l'AVIS territoriale, fanno tutti gli accertamenti e guardano il grado di resistenza, non so come definirlo, che hai nei confronti di questa malattia. Questo grado dà la positività o meno al donare, perciò è qualcosa che fanno loro, chiaramente dopo aver preso contatto. In questo caso il sangue salva la vita, perciò io mi sono sentito ulteriormente coinvolto in questa situazione e sono corso, ed è il vero senso della parola, a donare, a fare questo gesto che invito tutti a seguirmi, per chiedere, non costa niente e fa sì che tante persone che fanno male abbiano un conforto da questo punto di vista. Marchionni, dai letti dei tanti ospedali che lo hanno ospitato, ne ha visti tanti che non ce l'hanno fatta. Se c'è una cosa che il virus gli ha insegnato è che non bisogna mai dar per scontato nulla. Partendo da Fossombrone, Urbino, e poi fui trasferito a Civitanova Marche e per finire la prassi andai anche a Campofilone. Però nella mia esperienza posso dire che questo trascorso mi ha lasciato dentro un qualcosa che mi ha mutato dal punto di vista psicologico. Tant'è che io ogni volta che attualmente vedo una trasmissione, qualcosa che si parla di persone ammalate, mi viene da piangere e la mia emotività è scattata a mille, perché avendo visto questa situazione dall'interno degli ospedali, cosa che non capita proprio a tutti e non tutti la possono raccontare, io avendo visto tante situazioni particolari, ogni volta che ne parlo ancora mi commuovo. Con che approccio quindi è tornato alla vita normale una volta che è guarito? Quali sono le prime cose che ha fatto? Ma purtroppo sembra scontato, ma le prime cose che ho fatto è rivedere la mia famiglia, rivedere le cose semplici della vita, perché quando stai lontano da casa un mese, isolato all'interno di un nosocomio, benché io posso solo dire che nel mio percorso la sanità marchigiana mi ha trattato molto bene, cioè dai medici ai vari responsabili che hanno seguito questa questione, perché ho avuto sempre un trattamento ottimo, partendo addirittura dal medico di base, il dottor Diotallevi di Fano, che è stata la persona che in primis ha individuato questa mia malattia, mi ha mandato subito a fare la TAC, perciò io so che non tutti la penseranno come me, però io posso dire grazie alla sanità marchigiana.